Abbiamo perso il più grande, il migliore, un grande campione, ma soprattutto un grande uomo che con la sua semplicità e umanità è riuscito a raccontare a tutti e a esprimere valori eccezionali. Ha rinunciato alla carriera, ha rinunciato ai soldi in nome di una idea e di un senso di appartenenza. Per questo noi gli saremo per sempre grati, perché contrariamente a noi che abbiamo avuto la fortuna di nascere e di vivere in Sardegna, lui ha scelto di vivere, quindi era doppiamente sardo.